14ª edizione del mercato nel campo, per fortuna è tornato questo appuntamento, è molto gradito ai senesi, ai turisti che si trovano a Siena. Gli organizzatori, Confesercenti e Confcommercio, ho chiesto a Carmine Di Urno e Elena Lapadula di togliersi per un attimo la mascherina per raccontarci quello che si trova in Piazza del Campo. Dico questo perché c'è l'obbligo di indossare la mascherina, è un piccolo sacrificio da fare però per poter girare tra gli stand. Iniziamo da Elena. Dicevo, l'anno scorso purtroppo non è stato effettuato, immagino la vostra soddisfazione di tornare con tanti espositori. Sì, è stato emozionante rivederli tutti in piazza, anche se sono un po' meno perché abbiamo deciso di allargarli un po' di più e quindi di ridurre il numero dei banchi proprio per dar modo di garantire al massimo il distanziamento, però è piacevole sentire queste voci e questa allegria che c'è nel mattonato di piazza, vedere gli operatori, le aziende pronte a riprendere la vita e la loro attività professionale. È piacevole rivedere questa piazza viva, vitale, ma comunque rispettosa di tutte quelle che sono le norme Covid. Quindi siamo felicissimi che questa 14ª edizione sia partita con molte apprensioni e preoccupazioni, visto il momento, ma che comunque in tutto questo c'è la garanzia e il fatto che la vita voglia andare avanti, voglia proseguire e vogliamo ancora continuare a godere di questa manifestazione a lungo. Carmine Di Urno, si può, come di solito, anche se gli stand appunto sono meno per problemi Covid, degustare i prodotti tipici? Sicuramente sì, sono meno, ma abbiamo tenuto un rapporto che ci consente, se vogliamo, anche di avere una più elevata qualità, quindi troverete i soliti prodotti da poter degustare, tante cose senesi e del territorio e tante belle cose anche nazionali, dai formaggi di Malga ad alcuni caprini interessanti, a pesce trasformato davvero, come dire, da non mezzare, fegatini di pesce o il cinghiale di mare, è una roba che troverete e potrete degustare anche con la provocazione di una nuova scoperta. Mercato nel campo, dicevo, fino a domani sera aperto, che apre un po' quello che sarà il ponte dell'Immacolata e che riporta tanta allegria tra i senesi ed i turisti.